Benvenuti in questo nuovo volo. Oggi useremo un West Skylabs Aerofox 220. È un aeromobile stall, quindi decollo rapido. Siamo partiti ora ve lo faccio vedere sulla mappa, dalla Vesuvio di Fucecchio e siamo diretti con prua. Aspettate, un secondo. Torniamo qua, 279 alla superficie di compito. Per fortuna abbiamo la pista, comunque sia, qui abbiamo le informazioni volo. Aspettate un secondo, abbiate pazienza, devo riprendere il piano di volo, faccio prima. Allora. Ah no, non ha dati memorizzati perché comunque sia ci dà solo indicazioni qui più veloci per il volo VFR, l'orientamento pista è 274, 94 e la lunghezza 884 per 98 piedi, quindi sono 300 metri, è bella corta. Allora, ora torniamo da noi, sul nostro planino. Ok, torniamo qua, siamo in volo. Ok, eccoci qui. Vedete? La traccia deve, per andare dritti bisognerebbe. Allora, attualmente siamo dentro. Volevo stare a 1000 piedi. Allora, mettiamo questo on. Siamo a 73 nodi al suolo. Ok, se poi vogliamo avere. Le velocità precise, possiamo togliere questo e abbiamo qui tutta la scheda con la. Aspettate però, così perdiamo la. Allora, vediamo. Ok, siamo a 279, 273, ok. Ok, vediamo. Ok, buono, siamo ritornati in rotta. Sta più vigilando. Qui abbiamo da compensare fisso la coppia dell'elica perché non è un aeromobile, ovviamente. Aspettate un secondo, metto pausa. No, non mi piace questa visualizzazione. No. Allora. Com'era? Non mi ricordo mai. No. Uff. Allora. Capannoli, no. Allora. Obstacles. Allora. Plan. Lasciamo perdere, vai via, facciamolo senza aiuti del navigatore, tanto ci abbiamo questo. Vediamo solo i dati, ecco, abbiamo. Ok, vediamo un po'. Tanto quando c'è per fortuna. Qui non mi ricordo come si faceva a tornare alla pagina. No. Eccolo. Vabbè, ce la teniamo così, non mi ricordo come si faceva a girare, vabbè. Comunque intanto ci dà la GS. Dovremmo, come volo a vista, noi dovremmo guardare dei riferimenti al suolo e comunque sia orientarci. Vediamo dalla mappa. Riapriamola. Orentano, cioè. Ok. E più a no, quindi mettiamo prua. Per tornare direi mettiamo prua almeno 300. Prendiamo questa all'incirca. Vediamo dalla mappa. Sì. Ok, poi da lì ci allineiamo. Dobbiamo tagliare la strada.
Quindi quando siamo sulla strada scendiamo. Ok, torniamo a noi, dritti, ok. Ok, 9, 2, 6, 4. Allora, quello è il percorso, eccolo là. Deve essere quello l'assemblamento di... vediamo. 280, 282, 285. 2,90, 2,90, 2,93, 2,95. Ok, quello sarà il nostro arriva di lì, aumentiamo un pochino la quota. Ok, andiamo tutto motore. Stiamo accelerando. Terrotiamoci sempre al di fuori delle nubi. Questo è importante. Ora come prua abbiamo 286, ok. Ok, possiamo stare parallele a questa strada perché fra un po' tanto iniziamo piano piano la discesa. Eccoci qua, ok. Allora, vedo un lago, una specie di laghetto artificiale in fondo. Io devo stare a nord del lago, via, per forza. E sta anche piovendo. Se diminuisce, se tolgo il motore, diminuisce un botto la velocità, questa è buona. Riesco a tenerlo giù. Allora, abbiamo trimmato perché abbiamo sceso il flap. Ok, devo tenermi a nord io di sto laghetto. Allora, riguardiamo la mappa. Eh sì, giusto a nord sono, va bene. Sto giusto, però non lo vedo sto. Allora, qua dice che a nord. Dopo un po', boh, vabbè, ce lo dice lui, sarà quel campetto verde là sotto. Ok, che pioggia che c'è. Sarà quel campo lì? Sì, non me ne importa, sta tranquillo, non muoio. Non si vede una beniamata cippa. Allora, eccolo. Spero sia questo. Sì. Ok, eccolo lì. È stall, quindi vabbè, ciò. Cavi dell'alta tensione, accidenti, ma perché li mettono sempre nei posti più comodi? Vediamo che manovra abbiamo fatto, volo. Ok, usciamo fuori. Ecco, questo è utile per l'addestramento. E lui dovrebbe rileggere anche i dati qua, mi sembra. Tecnicamente sì. Tecnicamente sì. Dovrebbe leggere anche qua, siamo a 46 nodi, velocità indicata. Ok. Ok, siamo passati sopra. 43 nodi. Ok, abbiamo toccato a 37 nodi, velocità indicata. Se stiamo andando a 70 km all'ora, con una macchina praticamente, a 230 piedi al minuto. Abbiamo fatto una bella toccata.
Ok. Poi vediamo che cosa abbiamo fatto. Il casino è tenerlo dritto. Ok. Ora proviamo a fare l'inverso. Ora proviamo a fare attiva disattiva. Noi slittiamo, sì, perché c'ho il rotino. Ok, rifacciamoci la pista, ok. Sto andando a due nodi. Vabbè, buono come velocità di rullaggio. Allora, vabbè, ok, ce la teniamo così, sapevo che usciamo solo un secondo e rientriamo. Va bene, ok. Sì, siamo in fondo pista. Allora, giriamoci. Allora, saliamo un pochino su, ok, così vediamo un pochino qualcosa, se non ci si vede nulla. E ora si tenta di fare il volo opposto. Allora, pure due a questo punto, devo mettere, dove caspita è pieno di volo? No. Metto questa, spostala verso l'alto. Ok, chiudo. 99, 100 gradi circa, via. 100 gradi fino ad arrivare. Allora, eccoci qua. Ora guardiamo da fuori. Ho intanto impostato l'altimetro. Perché? Ok, perché con questo. Vabbè. Eccoci qua. È stata riprodotta, devo dire, veramente bene. Questo campo di volo, ora vediamo come si chiama, e vediamo di cercarlo. Allora, sul mio PC eventualmente. Allora, si chiama compito, ok, lookup, lago della Ghirardesca. Allora, vediamo, ok. Non adesso, ok. Lookup compito avio superficie. Lookup compito, ok. Allora, Luca compito avio superficie. Ok, la superficie. Allora, vediamo un secondo le coordinate. 43, 47, 43, 47, 4. Così la cerchiamo nel mondo reale. Dov'è? Ok. 43, punto, 47, 04, virgola. Con te le coordinate? 10, 36, 7, 10, 36, 07, 010, perché sono 3, vai, non l'ho preso, ah, devo mettere 010, ok, vai, circa, ok, non ha preso le stesse coordinate, 43, 47 e 4. Allora, 43, 47,
è 04. Ok, 10. Vediamo. 10, 36 e 7. 36. 36 e 07. Vai. Campo io Luca, la delta, il delta team, ok, Luca, delta, team, pieve di compito, eccolo qua. Qua siamo. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qua. Questo è il lago della Gradesca. Vediamo. Cosa avete detto? Vediamo un momento di un pochino di foto. Chiudi. È bello. Cavolo, mezz'ora pianeggiante, però è bella. Cavolo. Bello. Wow. E poi noi torniamo in giù ora verso la nostra destinazione. Torniamo sulla mappa. Abbiamo 99,1 miglia. Dobbiamo mantenere 100 gradi circa magnetici e arriviamo. Solo che dobbiamo mantenere verso la parte intermedia un pochino meno, perché se no a fucecchio non ci atterriamo. Allora, vediamo, questo è il vento, ci sono tre nodi, ok, va bene, per fortuna c'è anche calma di vento, ci siamo, sta anche piovendo, che fortuna. Allora, guardate addirittura l'acqua sul parabrezza quando dai motore, ok. Teniamolo. Ok, via. Saliamo su, tranquilli. Possiamo mettere il flap su, tanto lo trimiamo. La mobile sta accelerando. Prendiamo questo, se no non ci regoliamo. Ok, 100 gradi circa. Vai, ci siamo. Siamo decollati. Perfetto. Allora. Aspetta, ok, ci seguiamo qui come riferimento. Possiamo togliere anche un po' motore. Si vede un palmo veramente. Dio santo. Allora, in queste condizioni non siamo proprio un BMC. Ok, quanti gradi siamo? Abbiamo virato verso nord, ok. Vediamo la mappa di GPS dove siamo. Siamo a nord di brutto. Allora, ok, andiamo verso il centro abitato, andiamo motore. Verso il centro abitato e andiamo dritti. Ok, teniamo almeno 1000 piedi. Lì vedo una chiesa, tipo un campanile. Guardate l'acqua! L'acqua che c'è! Porca miseria! Avremmo lavato l'aeroplano. E lì è pericoloso in queste condizioni di visibilità volare. Ecco, seguiamo la strada. Ok. Stiamo virando. 113, 110. Ok. Ok, riviriamo. Vediamo sulla mappa GPS dove siamo. Siamo giusti. Seguiamoci la strada, mi sa ci arriviamo. Ok. Mi seguo quella strada lì se ci riesco.
Mamma mia, non si vede niente. Quindi bisogna avere per forza degli ausili secondari, se no non si sa dove si sta andando. Vediamo le nubi quanto sono alte. Saliamo. Vedete quanto è il ceiling. Vediamo fuori, da fuori. Siamo dentro. Devo mettere più a 110. Stiamo salendo ancora. Sa che questo è il ghiaccio di già, perché non si vede veramente niente. È pericoloso, mi ha detto il mio amico Gigli, stare in condizioni IMC con aerei mobili ultraleggeri. Stiamo a 11 galloni ora. Ok, 86 nodi stiamo, va bene. No, dobbiamo scendere, se no qua non si vede nulla. Ma sembra che ci sia un po' meno pioggia, però comunque dobbiamo virare. Siamo a 0,9, siamo parecchio fuori rotta. Andiamo a terra in 1.000 piedi. Comunque siamo giusti alla fine. Però è 1-6-0, va bene, siamo 1-2-0, ok, diamo un po' di motore. Ah, eccola la pista, allora l'ho vista. Ecco, ho visto il numero, però così, cioè, è da suicidio se non ha una buona conoscenza del territorio, non ha un GPS, se è un principiante non...
Siamo atterrati, siamo vivi. Vediamo un po' che cosa si è combinato stavolta. Attiva di play. Ok, tira su. Sto a 547 nodi in arrivo, ok, vediamo la traccia. C'è il massetto, ce lo siamo superati, bene. Sono alto, però me ne frego. Tanto non sto questo. Quanto sto di velocità verticale? Questa l'abbiamo fatto duro l'atterraggio. 300, 366, 200, sì, abbiamo toccato a 300 e qualcosa. E qui ci siamo fatti, a parte che non sto questo, però insomma, abbiamo dato una lignata. Proviamo a fare esercitazione. Allora, togliamo questo, togliamo questo. Adesso. Allora, entriamo dentro. Allora. Ok, abbiamo tolto il freno di parcheggio. Solo devo stare un po' più su, sennò qua non si vede nulla. Allora. Mappetta. Ok, la pista, siamo giusto giusto fuori. Ok, pista 336, va bene. E ci facciamo un po' di giri campo, vediamo se. Allora. Quindi la pista è un pochino a. Non sembrerebbe. Ora li vedo i cinesi, sono visto. Ogni volta questo aereo mi digiro. Vabbè, andiamo in testa da pista. Ok. Ok. Stiamo a 6 nodi, 5 nodi, diamo un po' di motore. 3 nodi. Ok. Tanti motore alto, solo non vedo gli altri cinesini, che cavolo. E a volte oggi è anche bagnato per terra. Eccoli gli altri cinesini, sono fuori dalla pista, ora ho capito dov'è. Dovrebbe essere questa la pista, ok. Mi sono inclinato troppo. Rivediamo secondo il decollo. Attiva disa. Ok. Vabbè, è andata. Ho rimbalzato come una palla. L'importante è che sia andata. Ora ha smesso di piovere, che fortuna. Allora, sto a 500 piedi. Allora, ok.
Non devo perdere il campo in vista. Dovrebbe essere quello. Sì, tecnicamente sì. Vai. Vediamo la mappa. Sì, che culo. Ok, almeno non ho perso. Sì, piove, sta piovendo comunque. Si vede malissimo, mamma mia. Ecco la pista, sì, ok. Ok, ti ringrazio. Andremo a morire con una sospetta formazione di ghiaccio. L'unico lato positivo è che stiamo andando a 60 nodi. Allora direi, viriamo su questi capannoni e ci allineiamo. Vai, vira. Però stiamo perdendo quota, vabbè che stiamo scendendo, vabbè, ok, ho capito. Mi sono disorientato, l'ho stabilato. Non lo vedo più il campo. Eccolo il campo, ok, quando c'è la cosa, ok, devo beccare questo. Andiamo verso il centro abitato. Saliamo alla grande, tutto motore. E che Dio ce la mandi buona. C'è un botto di pioggia. Stiamo accelerando. Ok, ora ci allontaniamo un po' e poi torniamo indietro. Facciamo qua 333, 333, facciamo 330, 340 più 80, 340 più 80 fa 4420, quindi 060, ora più 060. Meno 060 meno 260, ok, 0060 meno 260, sarebbe 420 meno 300, 120, 180, sì, vabbè, dobbiamo essere angolati, quindi vediamo, è un 180, sì, possiamo togliere il motore. Eccoci, ok, ora sono nel buio più totale, mi sono disorientato di brutto. Non siamo messi malissimo. Solo che con questa visibilità è un suicidio oggi. Ormai abbiamo il GPS, un pochino a destra dobbiamo guidare. Sì, ok. Ok, zitto, 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 dov'è la pista? Non la vedo. Ah, eccola la pista. Vedo il massetto. Massetto, ok, la piccola massicciatina, eccola lì, la pista, sono molto spostato, posso venire giù meglio, ok, sì, non me ne importa nulla della cosa, se sia il carburatore, va bene, ho capito, vai, vai, non me ne frega niente,
Lo so che c'è il ghiaccio al carburatore, basta arrivarci. Proviamo senza flap, almeno siamo un pochino più veloci.160 più 60, 240, meno 260, 340, vai. 160 più 60, 240, vai, 240. Ora arrivo con una freccia. 240 meno 260, 340. Vai. Ora sono scostato di brutto perché l'ho fatta troppo stretta la virata, accidenti. Ho fatto una virata con un angolo di bank assurdo. Sarebbe complicatissima in realtà, senza un GPS, come tu fai? Sì, eccolo il cambio. Vabbè, lo sorvoliamo. Ok, diamo tutto motore. Su verso il cielo. Facciamo una manovra un po' kamikaze. Allora, cominciamo a orbitare. Allora, mettiamo un po' meno zoom. Ok, ce l'abbiamo ora finendo la virata. Ce l'abbiamo, va bene. Oddio santo. Allora. Eccolo. Sono ridecollato, non me ne frega niente, ok. Della. Il problema è come fare. Allora, abbiamo prova 170, 170 più 60 fa 230, giusto? Allora, andiamo per 230, angolo di bank standard.
Ok, rimettiamo. E poi togliamo 2,60, quindi lo riportiamo verso i 3,30 circa. Sì, vedo i... Non so se sono giusti stavolta, se siamo giusti. Sto scendendo dalle stelle, ma... No, infatti non siamo giusti. Eccolo il campo. Allora, dove c'è la linea di alberi? È sulla sinistra, ok? E siamo altissimi. Tanto non sto questo, però siamo veramente alti. Abbiamo toccato belli tosti. Vediamo quanto abbiamo toccato. Allora. Attiva, ok, andiamo fuori, tanto stall, vediamo cosa abbiamo fatto, ci siamo allineati, motore al minimo. Insomma, meno 380 siamo andati giù di brutto. Aspetta, vediamo un secondo. Ok, vediamo come si modifica. Meno 80, meno 100. Sì, siamo andati giù belli tosti. È uno stall, queste cose può tenerle, però insomma rischiamo di disintegrare tutto. Non è facile. Allora, attiva e disattiva display, ok. Sto disorientando, dove siamo? Ah, la pista è lì, va bene. Ok, andiamo motore. Quella è la pista. Vabbè, mettiamoci in questa testata qua, vai. Che caspita. Ogni volta scuda. Poi se scuda. Allora, ok. Decolla veramente in un metro. Vediamo. Ok. Non ci si vede granché. Allora, la linea industriale me la ricordo, solo non mi ricordo quanto da qui bisogna andare giù.
si vede niente niente. Allora, vediamo. E infatti, allora devo, quando vedo quell'area industriale devo stringere. Stringere per dove? Quello è il problema. Allora, dove c'è le piante? Ovviamente non si vede, cioè è veramente altro che BMC oggi. Dove qua le piante? No, io qua non vedo piste. Diamo molto pure se no ci schiantiamo. Ah, siamo paralleli. Vabbè, possiamo mantenerci paralleli. Manteniamoci paralleli, che almeno anche il vento ha meno influenza su di noi. Io ora faccio una virata stretta alla fine del fosso. Vediamo se mi riesce. Vado a individuare. Eccolo. Ora sono sul campo quasi, devo virare, sta virando, vediamo, tutto in automatico sta facendo. Ok, devo virare per 170 circa, ok. Ora sono dove c'è la zona industriale, stiamo salendo, stiamo accelerando. E che devo fare ora? Ora devo, nella zona industriale, la devo virare parallelo, allora viriamo. Ok, vediamo, togliamo un po' di motore, buttiamo giù, viriamo paralleli e poi stringiamo a sinistra, quindi viriamo un altro pochino. Si vede niente veramente, ecco, più a sinistra, se non erro, era a sinistra, perché devo arrivare mica sulle case, devo arrivare sugli alberi, io per logica. Ok, dovremmo essere abbastanza buoni. Un altro po' stringiamo, allora stringiamo un altro po' e dovrei essere ok, vedo qualcosa ma non si vede assolutamente niente, ci sono sopra ma non vedo niente, cioè dovrei essere veramente sopra, ma forse è accanto la pista. Allora, ecco, facciamo una bella cosa. Vediamo. Veramente è terribile, cioè, gli incidenti a volte si dice come fanno a succedere, benissimo. Guarda qui, si vede nulla. Eccolo. Vedo gli aeroplani, ha detto, non ho manco visto la pista, ho visto gli aeroplani. Allora, tiriamo su motore. Tiriamo su. Ok, vediamo ancora. Vai, vai, sali, 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 accelera. Cerchiamo di farlo dolce, eh? Mi tengo un po' di motore dentro. Tengo il motore in discesa, vuol dire io lo posso. Una freccia praticamente. Vediamo. Vira, 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 vira. Tolgo un po' di motore, se non mi ammazzo.
Penso sia quella la pista. Ovviamente non si vede nulla. Eccola. Vedo sempre la testata. Chissà perché cavolo vedo la testata. Allora, diamo un motore. Sfrecciamo sopra gli alberi. Acceleriamo. 150 all'ora. Siamo alla velocità di una macchina autostrada. Allora, mettiamoci lungo sta strada, saliamo. Allora, stradina, vediamo. Belli stretti, tipo Top Gun. Allora, via, 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 via. Non si vede niente. Sono anche basso, tra l'altro. Allora, ok. No, non si vede assolutamente niente. È rischiosissimo. Ma che scherzi. Eccolo. Oggi il ceiling è proprio basso. Viro, 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 viro. Ah, non ho notato la bussola sopra di me. Devo andare dove c'è quella massicciata. Chiudi sto coso, non mi interessa. Dall'alto però non si vede nulla. E che lei? Un ponte. Ah, c'è un ponte, non lo sapevo. Poi, ora ci stiamo anche scantando a un certo punto. Non si vede nulla. Nulla vedo bella senza il GPS. Allora, tanto aumentiamo, ecco, un pochino. Ok, ora mi mantengo livellato. Ok, vai. Ora mi sa che se ci facciamo una bella viratozza, ce l'abbiamo fatta. Bella viratozza, siamo arrivati. Allora, bella viratozza, veloce, prua 340. Togliamo solo un po' di motore. Controlliamo come va la virata. E infatti è stretta, perché abbiamo tolto anche il motore. Però alla fine ci è andata a culo, se no siamo più vicini. Ora dovremmo essere paralleli per logica. Dove? Non lo so, però paralleli comunque. Ma cosa seguo? Cioè. Aspetta, Dio santo, siamo a 500 piedi. È a destra parecchio, però non si vede granché. Abbiamo una visibilità veramente schifosa. Che si fa? Aspetta, non mi dona. Diamo motore, virata stretta, diamo motore, prua 160, lì di fronte dovrebbe esserci qualcosa, ma non vedo niente. Facciamoci un passaggio alla mente.
Vedo un lago, non so, sembra qualcosa almeno. Mamma mia, con la pioggia c'è da aver paura veramente. Non si vede niente. Facciamo una bella cosa, saliamo di quota, ci allontaniamo di brutto, ecco la strada, alla strada facciamo una virata stretta. L'ho fatta stretta, l'ho fatta stretta di brutto. Allora, ecco non ce l'ho trimmato la miseria, ecco. Ecco la pista. Allora, la pista è tra gli alberi. Ok. Si vede un H. Sì, non me ne frega che c'ho cos'è il carburatore, togli sto coso, io non ci vedo. Lei è andato a falciare l'erba. Mi sarei schiantato col dosso stavolta. Allora, vediamo se mi riesce di. Eccolo. Eccolo. Ci siamo. Come dice il manno, arriva sempre veloce. Tieni però, vabbè, ovvio, la direzione pista. Questa l'ho fatta più dolce. Saliamo sulle stelle.